Eccoci di nuovo con Gigi Moncalvo e con Stefania per un nuovo appuntamento qui con noi, con Silenzio Stampa. Ciao Gigi e ciao Stefania. Ciao, buona giornata, buona serata, buona settimana, buon tutto quello che vi possa capitare di bello. Ciao Gigi, ciao a tutti. Allora Stefania, dicevamo fuori onda, insomma, che faremo un bel fritto misto. E in questa puntata con Gigi, insomma, andiamo a vedere un po' tutte le varie notizie della settimana. Salteremo forse un po' di palo in frasca, però, insomma, ecco, questo sarà più o meno l'andamento di questo episodio di Silenzio Stampa. Allora, a te, Stefania. Sì, perché la settimana scorsa avevamo dedicato tutta la puntata al discorso del Covid e a questa inchiesta di Bergamo e tutto ciò che ruota intorno a questo. E però anche in questa puntata riprenderemo un po' questi temi perché ci stava dicendo Gigi proprio fuori onda che è stato sentito Sileri nell'ambito dell'inchiesta di Bergamo. Quindi possiamo partire da qui legandoci anche appunto alla puntata della settimana scorsa che ricordo per chi non l'avesse ancora ascoltata, la può comunque sempre recuperare sia su Spreaker che su YouTube e quindi se non l'avete ascoltata, andate ad ascoltarla perché è stata ricca di informazioni. Sì, a me Sileri piace molto perché essendo fuori dai giochi può dire la verità su quello che è capitato in quel terribile periodo all'interno dei sacri palazzi del cosiddetto Ministero della Salute. Può dirlo a ragion veduta poiché c'era, poiché soprattutto in parte è stato tagliato fuori, evidentemente perché dava fastidio e quindi può parlare fuori dai denti perché non ha protezioni politiche, avete visto che non è stato rimandato in Parlamento e quindi ha visto da vicino Speranza, ma soprattutto si è lamentato più volte pubblicamente, spesso in televisione, del fatto che si trovava in mezzo a degli incompetenti che non rispondevano alle sue mail. Ricordiamo che era un viceministro e quindi c'era della gente che doveva mettersi sull'attenti davanti a lui, soprattutto in un momento del genere, ma soprattutto era un medico e quindi qualcosa di più di certi burocrati, da certi burocrati ne sapeva. Ora Sileri si è trovato in mezzo a tutta questa banda, io gli farei soltanto un rimprovero perché non ha sbattuto i pugni sul tavolo, ma so che lo ha fatto, e perché non ha reso pubblico questa cosa. È chiaro che non avrebbe trovato molto ascolto nei mass media, che erano tutti tesi a smosciare, a diminuire, attenuare, tacitare, silenziare, e quindi un uomo che come vice ministro della salute dall'interno poteva dire delle cose, chiaramente non trovava spazio, non avrebbe trovato spazio. Ora, Sileri oggi ha raccontato, ieri ha raccontato ai giudici di Bergamo delle cose molto molto gravi, come quella che una volta è entrato nel suo ufficio al ministero e ci ha trovato dentro una persona che, da come erano disposte le carte in maniera disordinata sul tavolo, sembrava aver appena frugato tra i cassetti. Cioè, siamo al Ministero della Salute, signori, a Roma, poco dopo l'inizio della più grave pandemia vissuta dall'Italia negli ultimi 100 anni. Com'è possibile che il Vice Ministro della Salute fosse considerato un nemico e quindi fosse circondato da un'atmosfera di sospetto, come se fosse un uomo da cui stare attenti? Attenzione, Sileri si è trovato tra i tavoli di un'unità di crisi e della task force e quindi è un osservatore privilegiato e oggi un testimone molto 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 importante. E lì dove ha potuto vedere, sentire, avvertire le antipatie, le ritrosie, i silenzi, le omertà
tra tecnici e politici oppure tra i politici stessi, le ripicche fatti di mancati avvisi per le riunioni, molte volte c'erano delle riunioni e lui lo veniva a sapere per caso, anche se era necessario che venisse invitato, che venisse interpellato, eccetera, ma questa è una responsabilità politica e umana gravissima del ministro Speranza. Si è trovato di fronte a dei verbali incompleti, a delle notizie ufficiali che non circolavano come avrebbero dovuto, a certe notizie che invece dovevano restare riservate finivano prima sui giornali online e non al ministro o al vice ministro. Chiariamo bene, in molti aspetti e in molti punti Sileri potrebbe anche essere un testimone a discarico di Speranza, perché qui dobbiamo parlare proprio di testimoni a carico o a discarico, perché non abbiamo ancora degli imputati ma abbiamo degli incolpati o degli indagati, e questo è lo status giuridico di queste persone. E poi ci troviamo di fronte a Sileri, che si trova, oltre a degli strani personaggi che hanno rovistato nei suoi cassetti e che lui sorprende seduti alla sua scrivania, e abbiamo anche delle accuse inventate per togliergli credibilità, delle denunce che non vengono mandate avanti. Allora, qui il Ministero della Salute in quel periodo è stato un mare di fango, soprattutto per un personaggio come il dottor Pierpaolo Sileri, che era un outsider della politica, che era un medico che fin dall'inizio di quella sua esperienza aveva detto: state tranquilli che io tornerò a fare il mio lavoro, quindi non pensate che io voglia fare il politico di professione e quindi possa intralciare i vostri disegni e i vostri maneggi. E poi ha mantenuto la promessa, visto che oggi in Parlamento non c'è più e si occupa di interventi oncologici al San Raffaele di Milano. Ora, io credo che Sileri fosse una delle poche scelte avvedute da parte di quegli sciagurati del Movimento 5 Stelle, e dato che si è presentato ai giudici di Bergamo come persona intervistata, persona informata sui fatti, per l'esattezza la sua prima testimonianza è avvenuta l'8 febbraio del 2021, attenzione, si è presentato non oggi, si è presentato l'8 febbraio del 2021, più di 2 anni fa, e si è presentato spontaneamente perché voleva che la magistratura sapesse, che ci fosse agli atti questa sua presa di distanza da tutto quello che stava avvenendo. Quindi è una cosa importantissima. Allora, Sileri ha raccontato che aveva espresso in quel suo interrogatorio spontaneo da lui sollecitato ai magistrati di Bergamo 8 febbraio del 2021, non dimentichiamo questa data, aveva manifestato una sua reprimenda contro la struttura ministeriale, in particolare contro Brusaferro, Iacchino, Zaccardi, Miozzo, quello della protezione civile, Borrelli, altro della protezione civile, perché un anno prima, il 6 marzo del 2020, non avevano ancora provveduto agli acquisti dei ventilatori e di ogni dispositivo che era utile alla gestione della pandemia. Quindi lui ha accusato apertamente in sede di ministero, in queste riunioni ristrette, ha accusato duramente, apertamente, facendolo mettere a verbale, chissà poi se l'hanno messo a verbale veramente, perché una delle cose più che truccano più facilmente sono i verbali, perché magari non registrano, si guasta il registratore, il cancelliere che deve scrivere, il segretario non verbalizza, eccetera. Allora lui accusa Sileri e la struttura del ministro, cioè i tecnici che lavorano al ministro, perché l'anno prima non avevano ancora provveduto agli acquisti dei ventilatori e di ogni dispositivo utile alla gestione della pandemia. Cioè, dice, ma qui Sileri aggiunge, e questo è un aspetto che abbiamo anticipato, le sue parole non finivano a verbale. Ma lui insisteva che venissero verbalizzate, perché? Perché voleva prendere le distanze da questa manica di personaggi. Tant'è che dice, aperto di virgolette, il 6 marzo Goffredo Zaccardi, capo di gabinetto di Speranza, quindi l'uomo più vicino a Speranza, diceva a me,
e a un altro dirigente, Friolo, che dovevamo stare tranquilli, altrimenti avrebbe usato contro di noi dei documenti che aveva nel cassetto. Siamo quindi a un vero e proprio ricatto e a delle minacce da parte del braccio destro del ministro Speranza contro un signore che è il viceministro e che viene intimidito, viene minacciato, come dire, taci tu che se no tiriamo fuori i documenti che abbiamo nel cassetto contro di te. Ovviamente, dice Sileri ai giudici, io e Friolo, il suo dirigente, gli abbiamo risposto che non accettavamo questo tipo di minacce e che avrebbe dovuto chiarire a che cosa si riferisse. Scoprirò solo in seguito che per quanto riguardava il mio dirigente Friolo si trattava di presunte accuse di mobbing da parte di una collaboratrice. Ecco, vedete qual è il modo per intimidire, per mettere a tacere, per condizionare l'operato magari di persone oneste che vi intralciano, che intralciano le vostre camarille e le vostre bugie, e quello di dirgli attenzione perché ci abbiamo una presunta accusa di mobbing da parte di una collaboratrice. Che cosa ci vuole a chiamare il proprio ufficio da parte di un capo di gabinetto del ministro una collaboratrice e dire senti un po', ma tu qui là e a metterle in bocca qualche cosa o a farle scrivere qualche cosa? Lascio a voi la risposta. È in quel clima che Sileri, lo ripetiamo, vice ministro della salute, riceve alcune lettere anonime, tra le quali alcune davvero preoccupanti, poiché riguardano il presunto ruolo di alcuni collaboratori del ministro stesso, il ministro Speranza, in un servizio televisivo, certamente negativo per Sileri. Quindi egli ha ricevuto alcune lettere anonime, Sileri, che gli raccontavano che alcuni collaboratori del ministro Speranza in un servizio televisivo avevano passato delle notizie o avevano fornito delle informazioni false in cui lo mettevano in cattiva luce e in sostanza facevano pressioni contro le trasmissioni televisive affinché Sileri non venisse invitato. Peraltro, come ho denunciato alla Procura di Roma, aggiunge Sileri nel verbale ai giudici di Bergamo, un collaboratore della segreteria del ministro, tale Antonio Travaglino, il 7 giugno 2020, una domenica, si introduceva nel mio ufficio dove forse non immaginava che sarei arrivato. Quindi abbiamo un collaboratore della segreteria del ministro Speranza con nome e cognome Antonio Travaglino che di domenica, evidentemente pensando che il vice ministro Sileri non sarebbe andato in ufficio, si introduce nel suo ufficio a ravanare tra le sue carte. Invece Sileri arriva e lo trova lì. Questo fa parte di uno scontro che è durato mesi, soprattutto con il capo di gabinetto del ministro, quel tale di cui abbiamo raccontato prima, quello che lo minaccia dicendo attenzione che contro di lei abbiamo qualcosa nel cassetto e quindi faccia il bravo e non rompa le scatole. Come abbiamo visto, quel qualcosa erano non tanto delle accuse contro Sileri, ma contro il suo più diretto dirigente e collaboratore assistente, il quale era stato accusato per presunto mobbing da una collaboratrice. E naturalmente il capo di gabinetto ci ha messo poco a convincere costei a fare questa denuncia o questo esposto. Allora, Sileri ha anche consegnato ai giudici di Bergamo le chat telefoniche, che sono state naturalmente acquisite dai magistrati, in cui rivela un confronto duro, in particolare il 4 marzo del 2021, e il vice ministro invia un audio per lamentare la mancata convocazione a una riunione. Come mai non mi avete invitato? Dice al capo di gabinetto. E costui, Zaccardi, gli risponde, sui vaccini finora non eri presente, gli dà del tu. E allora Sileri replica, lo so che non lo ero, perché mai nessuno mi ha detto delle riunioni. Quindi questi disgraziati scrivono che è assente il viceministro, ma non scrivono che non lo hanno invitato e non mostrano la convocazione. Ci dovrebbe essere un fax, una mail, un qualche cosa di scritto, no? A casa mia, poi lì al ministero fanno quello che vogliono. Anzi, questo capo di gabinetto di Speranza tenta quasi di confortarlo,
anche tu puoi fare molto per il paese, se vuoi ti darò una mano, come dire, non metterti di mezzo. E Sileri dice, non mi sembra che tu mi stai dando una mano, scrive in queste chat. E l'altro sbaglia alla grande. Quel messaggio era dell'11 marzo del 2021, più di un anno dopo il periodo più duro della pandemia. E il viceministro era molto arrabbiato perché lui, il 2-3 febbraio di un anno prima, era andato di persona a Wuhan, non dimentichiamocelo, Sileri ha alzato il culo dalla sede del ministero ed è andato a Wuhan personalmente a vedere la situazione il 2 e 3 febbraio del 2020. A vedere la situazione aveva in qualche modo intuito che l'onda del virus avrebbe potuto essere devastante. Tanto che dice a verbale ai giudici, Giuseppe Ippolito, allora presidente dello Spallanzani, quando io sono rientrato da Wuhan il 3 febbraio 2020 e ho rappresentato la gravità della situazione e il pericolo che incombeva sul nostro paese, ha risposto con coloriti gesti scaramantici. Avete capito qual era la politica di prevenzione, di profilassi e di allarmismo da parte del presidente dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito, secondo la testimonianza di Sileri, messa a verbale davanti ai giudici? Questo o si toccava i coglioni o toccava Ferno o faceva le corna. Questa era la dirigenza che doveva fronteggiare quella pandemia e che ha provocato questi danni. Lo scienziato che si tocca i coglioni, va già bene che non abbia tirato fuori il cornetto rosso, che tocca ferro, tocca, cioè vi rendete conto? Sì, sì. Ma vi rendete conto che paese è questo? Io ieri sono stato colpito da una notizia gravissima che oggi sui giornali non ha trovato l'eco che avrebbe meritato, che è quella di cosa hanno trovato i NAS, i nuclei antisofisticazioni, all'interno delle mense scolastiche, quindi stiamo parlando di scuole materne, di asili nido, di scuole elementari, con l'elenco di tutte le porcherie, le nefandezze che hanno fatto. Questo è un episodio che dimostra lo spappolamento e la mancanza di speranza di questo paese, perché se tu per lucrare, per guadagnare del denaro, per metterti in tasca dei soldi, non ti preoccupi nemmeno di rispettare le forniture, di rispettare l'etica e la tua coscienza nel fornire del cibo sano e ben conservato, di una certa qualità, che non sia scaduto, eccetera, a dei bambini, allora vuol dire che questo qua è un paese di sciacalli, di belve, di avvoltoio, che per denaro sono capaci di fare qualunque cosa. E perché sono capaci di fare qualunque cosa e aumenta il numero di coloro che fanno qualunque cosa? Perché c'è l'impunità in questo paese. In questo paese c'è l'impunità più assoluta. Chi delinque a qualunque livello, non parliamo di criminalità, ma parliamo anche di crimini dei cosiddetti colletti bianchi con le mani sporche, sa di poterla fare franca, sa che ci sarà una gabola, un codicillo, un qualche cosa che, se lui prenderà un buon avvocato e si farà difendere, allora potrà farla franca. E quindi se ne sbattono del cibo per i bambini, se ne sbattono, loro vogliono vincere l'appalto, mettersi d'accordo con qualcuno dandogli una tangente e poi ci abbiamo i risultati e tutte le mamme che sono lì a sindacare, a fare le sindacaliste, a rivolgersi al TAR se il figliolo viene rimandato, viene bocciato, tutte le mamme che sono lì a fare assemblee, eccetera, che andassero con dei NAS, con degli ispettori a fare delle ispezioni a sorpresa nelle mense per vedere la merda che danno da mangiare ai loro bambini facendogliela pagare.
Questi sono tipi di reato che dovrebbero prevedere un processo per direttissima, senza tante balle, un processo per direttissima fottendosene di primo o secondo grado con delle sanzioni durissime, perché qui stiamo parlando di avvelenamenti di massa di bambini, di persone innocenti, di bambini che se per caso a tavola, seduti nel tavolino della mensa, protestano dicendo o lasciano nel piatto quella merda che gli danno da mangiare. Bambini che vengono magari sgridati, vengono redarguiti, vengono in qualche modo puniti e che magari vanno a casa. Se pensiamo solo a quello che hanno dovuto subire questi poveri bambini con la storia delle mascherine, questa è criminalità pura. Questa è criminalità pura. Chiamiamola per quello che è, Gigi. Scusami, pazienza. Sì, veramente mi sale un po' il sangue alla testa. Mi viene un po' l'indigometro. Sì. Metto bene la valvola perché sì, sennò scoppia. Se ci fosse un misuratore di primo, secondo, terzo grado, questa è criminalità di primo grado. Questa è criminalità di dimensioni colossali, ma non è criminale soltanto chi dà da mangiare queste cose ai bambini, perché l'indagine va fatta, i NAS si devono limitare a quello che trovano nei frigoriferi, ai talloncini con la data di scadenza, certo, ai risultati delle analisi del cibo che hanno sequestrato, ma qui bisogna risalire. Quella ditta che ha vinto l'appalto, grazie a chi ha vinto l'appalto? Qual è, se mai c'è stato un appalto, qual è l'assessore o il sindaco, l'amministratore o il presidente o il direttore della scuola che ha firmato la delibera, l'atto che conferiva a quella ditta la fornitura di? E noi stiamo parlando di asili nido, di scuole materne, ma non dobbiamo dimenticarci degli ospedali, non dobbiamo dimenticarci chi fornisce la carne, il formaggio all'ospedale. Ma c'è bene che ti danno da mangiare solo delle minestrine in brodo e poi lasci lì tutto, perché primo negli ospedali io non ho mai capito perché non sia stato ancora trovato nel 2023 un sistema per cui quando parte il carrello dei cibi, le prime camere c'hanno i cibi, i pazienti delle prime camere c'hanno i cibi caldi, ma quando arrivano alla ventesima camera là in fondo al corridoio è tutto gelato. Non potrebbero a giorni alterni partire dal fondo del corridoio e viceversa fare l'andata e ritorno, oppure trovare un sistema che riscaldi veramente, fare dei termos, spendere un po' di soldi, esatto, per delle cose buone anziché i banchi, sì, a rotelle, sì, insomma, sì, ecco, che qui, poi finiscono. Ma qui ci abbiamo tante cose, e anche questa è salute, anche questo è competenza del Ministero della Salute, sì o no? Perché qui è inutile che si faccia la prevenzione anticancro a 50, 40, 60 anni. Questi glielo fanno venire ai bambini il cancro. Glielo fanno venire facendoli pagare la mensa e dandogli della merda da mangiare, senza che nessuno muova un dito. Ma è questo il punto. Ma io qui sono queste le cose per cui devono dare le dimissioni. È lì dove deve intervenire il giornalismo. Allora, se in una piccola città di provincia il NAS ha scoperto una scuola materna o un asilo con questa merda distribuita ai bambini nelle mense, e visto che non lo fa per il momento la magistratura, perché i NAS magari non hanno ancora mandato il loro rapporto, io sto parlando di un'ANSA di ieri, agenzia ANSA, che fa l'elenco delle città e delle sostanze, dei cibi adulterati, velenosi, eccetera, che sono stati dei bambini, quindi c'è un elenco ufficiale. Bene, è lì dove il giornalismo d'inchiesta a livello locale deve andare appunto a vedere chi ha firmato la delibera per dare a quella ditta questa roba. Che cos'è questa ditta? A chi è intestata? Quanto è costata quell'appalto lì? Questa ditta ha fatto dei danni altrove, serve soltanto quella scuola materna, e una serve altri 100 in tutta Italia. Ecco, ma qui ci sono delle robe, altro che indignometro, ma io faccio appello alle mamme italiane che dovrebbero preoccuparsi dei loro bambini, perché non c'è più la possibilità di portare la merenda. Ai miei tempi si portava la merenda a scuola, adesso non puoi portare la merenda perché altrimenti loro della mensa non sono responsabili se il bambino poi gli viene mal di pancia o no.
Ma io mi meraviglio che le madri che vedono tornare a casa sti bambini che hanno mangiato quella merda e che quindi immagino avranno dei dolori intestinali, dei disturbi gastrici, dei problemi di digestione o quant'altro, e le mamme hanno ragione, senza che noi spieghiamo come, hanno la possibilità di vedere se il loro bambino ha dei disturbi di pancia o no, giusto? Giusto? Senza che andiamo ad addentrarci nel merito, non c'è nessuna di queste sindacaliste che sono lì pronte a sfoderare la spada che vada a scuola dal direttore oppure subito dopo vada dai carabinieri a protestare. Tutto in silenzio, tutti bravi, tutti zitti, tutti appecoronati. Che cosa deve succedere in questo paese perché la gente riacquisti la dignità e rispetto di te stessa e faccia valere i propri diritti di fronte a questi soprusi? Dove sono finiti tutte queste giustizialiste pronte ad andare a mettere in croce i presidi o i poveri insegnanti, perché quando vanno a parlare l'insegnante ha paura, perché se dice guardi signora, suo figlio è un coglione, è meglio che faccia qualcos'altro nella vita, faccia l'operaio metalmeccanico, e se la professoressa dice questo sbaglia perché si fa dei nemici e viene poi additata da tutti, ma quella lì è una severa, qui là, per non parlare delle lettere anonime e di tutto il resto. Io mi meraviglio che in questo paese ci siano delle rotelle che girano, ma sono ormai, girano a vuoto, girano in folle, perché ci sono delle cose folli. Ci sono delle cose folli e se noi torniamo un attimo al Covid, ci abbiamo anche un'altra roba di cui parlare questa settimana, sempre legata al Covid. Ci abbiamo il signor Conte che è finalmente arrivato alla resa dei conti, perché l'ex coordinatore del CTS, ve lo ricordate, quello del Comitato Tecnico Scientifico che si presentava con la tuta e faceva tutti i giorni il bollettino della morte, Miozzo, sulle zone rosse, ha detto delle cose che mettono nei guai l'ex presidente del Consiglio. Non solo, ma c'è anche la deposizione di speranza dell'ex ministro, che smentisce la versione dell'ex premier su Alzano e Nembro e sulla storia famosa della zona rossa sì o della zona rossa no, con Speranza che voleva che venisse imposta la zona rossa e con invece con Pepiniello che non ne è firmato, il famoso foglio che tutti abbiamo visto in cui manca la firma di Pepiniello, perché Pepiniello lui firma se c'è da restituire le mascherine ai cinesi, Pepiniello firma se c'è da far venire i russi in Italia a studiare questo e a mettere i carri armati o i mezzi militari nella bergamasca a studiare il virus. Pepiniello è quello che fa gli interessi della povera gente, Pepiniello è l'eroe del reddito di cittadinanza, con la gente che aspetta con ansia che tolgano il reddito di cittadinanza, non aspetta con ansia, ma aspetta con ansia di aprire il fuoco, in senso figurato di mettere a ferro e fuoco il paese, perché ci sarà l'abolizione del reddito di cittadinanza. Ma qui a ferro e fuoco il paese non ce lo mettono questi qui che hanno avuto il Covid, o questi che hanno i figli che vengono nutriti con la merda nelle scuole e negli asili nido, non ce lo mettono questi qua, non ce lo mettono i parenti dei morti del Covid. Ecco, in questo paese succede che quelli che sono stati malati di Covid, quelli che hanno avuto delle conseguenze, quello che hanno avuto dei morti in casa per il Covid, le mamme che hanno i figli che vengono nutriti con la merda pagando nelle messe scolastiche, degli asili nido, nelle scuole materne, tutti coloro che si trovano di fronte a delle usurpazioni, a del calpestamento del loro diritto, non c'è nessuno di questi che reagisce. No, frustate nella schiena, silenzio, occhio, che qui se avanti così al sabato diventerà il sabato la cerimonia pubblica come a Kabul allo stadio, in cui ne scelgono 10 a caso, li portano lì, gli fanno togliere la canottiera, la camicia e la giacca e li frustano, 20 frustate. Ma dice, ma perché? Perché lei non ha protestato invece di protestare? Qui, per mettere a ferro e a fuoco questa gente e l'Italia, bastano 500 che arrivano da Francoforte a Napoli, ma vi rendete conto?
arrivano da Francoforte, si mettono insieme ai bergamaschi, e i bergamaschi, i tifosi dell'Atalanta, non hanno messo a ferro e fuoco Bergamo di fronte a queste nefandezze che hanno compiuto sulla pelle dei loro cari ad Alzano, a Nembro, a Bergamo. Non si mettono davanti al Palazzo di Giustizia di Bergamo in attesa che arrivi la sfilata di tutti questi irresponsabili che vanno convocati con la forza o accompagnati dai carabinieri a essere interrogati dai giudici di Bergamo sul Covid. No, i tifosi dell'Atalanta non vanno lì a Bergamo a fare, no, si uniscono a quelli che arrivano da Francoforte, comprano a loro il biglietto della partita, perché uno tedesco col nome tedesco non può comprare il biglietto della partita, e vanno a Napoli a mettere a ferro e fuoco le città. Cioè, questo qui è un paese che si merita tutto quello che avviene, se lo merita, capite? Nelle mense scolastiche dovrebbero raddoppiare i prezzi, perché dice: vi abbiamo dato della merda di qualità. Capite? Qui è il rovesciamento di tutto. A ferro e fuoco non viene messo dai cittadini che hanno pieni i coglioni di tutte queste cose. No, viene messo a ferro e fuoco da 500 che arrivano da Francoforte. Però, ma è troppo bella questa. Però non c'è, scusa. Dimmi. No, scusa Gigi, se ti interrompo un attimo, posso dire una cosa un po' complottista? Me lo permetti? A me viene un leggero sospetto che questa cosa sia stata messa, montata d'arte, perché devono distrarre l'attenzione da quello proprio che sta succedendo, da tutte queste cose che stanno avvenendo, come tutto questo scandalo che sta uscendo fuori del Covid, senza parlare poi, diciamo, del crollo delle borse, delle banche a cui stiamo assistendo. A me è venuto un leggero sospetto ieri che questa cosa era un po' pilotata, perché cioè poi addirittura sapere che venivano addirittura dei tifosi da Bergamo a Napoli mi ha veramente insospettito, anche per tutto questo dispiegamento, diciamo, di forze e di cose. Poi non lo so, sentiamo un attimo Stefania che ne pensa, anche lei, anche che ne dici tu, Stefi? Sì, beh, devo dire che anch'io ho avuto questo sospetto che sia comunque una sorta, sì, di copertura di quello che invece sta accadendo su altri fronti, e quindi devono deviare l'attenzione in un modo sempre così spettacolare, no? E anche che fa preoccupare le persone, però sì, ci ho pensato anch'io a questa ipotesi, sì. È un dubbio che mettiamo lì, è una pulce nell'orecchio che mettiamo lì. Ma è giusto, ma questo dimostra, vedete, al di là delle motivazioni che ci possono essere dietro, dimostra come, sia colpa di Piantedosi, non lo so, di come nelle grandi città ci siano dei prefetti che quando riuniscono il famoso comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, io non so se si imbriacano, se arrivano lì dopati, se fanno uso di sostanze oppure no, perché di decisioni non ce ne sono. Allora, io credo nel mio piccolo che sia molto facile nei giorni precedenti una partita di calcio controllare attraverso gli accessi stradali, le autostrade, infatti, le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, sia, non dico difficile, sia abbastanza facile fare questa cosa. Ci sono delle domeniche in cui io vado a Genova a mangiare del pesce, e ogni volta che c'è una partita di calcio, all'uscita del casello dell'autostrada dove esco ci sono 6 blindati dei carabinieri in attesa del pullman. Ma il facinoroso non prende il pullman dei tifosi, anzi fermano un pullman, poi passano 20 macchine, no? Cioè, mi ricordo quando Cossiga era ministro dell'interno, c'erano i campionati del mondo che si giocavano in Italia del 1990, di campionati, sì, di football, e lui disse: gli hooligans, che erano i tifosi allora più pericolosi, l'Inghilterra la facciamo giocare a Cagliari, deve giocare in Sardegna. Ma diceva: perché lei è sardo? No,
perché così almeno se fanno casino, provocano dei disordini, noi li fermiamo al porto o all'aeroporto, perché da un'isola è difficile fuggire, no? Cioè, ci voleva Corsica. Allora, ecco qui, c'è qualcosa di strano. Io tra l'altro non me lo vedo il tifoso bergamasco cazzista che parte da Bergamo e sta 3 giorni a Napoli per fare casino, perché il bergamasco è uno che lavora sodo e a casa, se non si presenta dopo una giornata di lavoro stanco e incazzato, gli danno 4 sberloni o sua moglie oppure il suocero oppure i genitori. Cioè il tifoso bergamasco non è come il tifoso di altre città che si trova magari, con tutto il rispetto per certe altre città, dove non fai fatica. Faccio un esempio: a Roma, quando c'erano i romanisti che volevano protestare contro la Federcalcio, alle 11 del mattino c'erano 5.000 persone davanti alla sede della Federcalcio alle 11, quindi voleva dire che io mi permisi di fare un titolo sul giornale che allora dirigevo, cioè 5.000 fanuloni romanisti invece di andare a lavorare, ma a protestare, e non immaginate che cosa è accaduto, no? Immaginate che cosa è accaduto, venne addirittura fermato Bossi per strada dicendo di cacciarmi, eccetera, e poi mi dice, ma cosa ha scritto, che cosa è successo, che mi fermano qui per strada, no? Quindi capite questo qui, come leggeva su, vabbè, ma comunque a parte, sui bergamaschi non me li vedo, francamente, 500 bergamaschi che rinunciano a 2 o 3 giorni di paga e di stipendio per andare, ma dice, a Bergam de Jura andiamo a Coso, a Napoli, ma neanche per sogno, neanche per sogno. Sì, il tifoso bergamasco, io ho tanto a cuore l'Atalanta, mi piaceva l'Atalanta quando c'era Ilicic, quando c'era con l'Atalanta, insomma, che è arrivata avanti in Coppa dei Campioni, e quella partita dell'Atalanta fu una delle grandi cause dell'epidemia, perché la partita dell'Atalanta in Coppa dei Campioni venne giocata allo stadio di San Siro, perché a Bergamo non era sufficiente la capienza dello stadio e quindi si riversarono a Milano dalle valli bergamasche migliaia e migliaia di tifosi, ognuno con il loro corredo di Covid, e quindi altro che zona rossa, no? Sarebbe semmai da fare l'inchiesta come mai non è stata fatta la zona rossa, non solo, ma come mai al contrario è stato consentito che ci fosse a Milano, in un'altra città, da zone che erano rosse per il Covid, questa cosa. Ma lasciamo perdere. Torniamo un attimo però su Pepiniello. Sì. Su Pepiniello e che cosa gli è accaduto questa settimana, perché tutti stanno a vedere la Meloni che nel primo faccia a faccia con la Schlein, pace, onore al filosofo Odofretti, ci voleva il filosofo Odofretti, che ha detto, ma io sono un ex elettore del PD, ma vorrei sapere com'è possibile che un cittadino di 3 paesi diversi, Stati Uniti, Svizzera e Italia, possa essere il segretario del PD. Ha detto, se fosse un russo, chissà che casino sarebbe venuto fuori. No, c'è uno con la cittadinanza americana e svizzera che fa il segretario del PD e nessuno dice niente, ma va bene così. Quindi tutti ieri erano concentrati, ecco questa la storia del complottismo, mentre c'è questo appuntamento importante in Parlamento con la Meloni che per la prima volta risponde al question time e gliele canta chiaro a quella dilettante, allo sbaraglio, che è costretta a leggere perché non sa, e non sa il credere in quello che dice. Chi legge, ricordatevi che vuol dire che non crede a quello che dice, perché gliel'ha scritto qualcun altro quel discorso. Beh, a parte questo, tutti a vedere anche come reagiva Pepiniello. E Conte era incazzato come una belva, perché gli stanno tagliando l'erba sotto i piedi. Questa qui che chiede il salario minimo, e giustamente la Meloni gli ha detto, siamo qui da 3 mesi, cosa volete? Voi che ci siete stati 12 anni al governo e se sentivate la parola operaio, andavate subito a lavarvi le mani, a pulirvi le orecchie, capisci? Quindi questi qua, 12 anni al governo, la parola operaio, la parola ceto medio, anzi... Ma l'hanno distrutto il lavoro, l'hanno distrutto di fatto. Sì. Il lavoro in Italia è stato distrutto da loro. Colgo l'occasione per lanciare la colletta,
ci vuole la colletta anche questa settimana, sapete che spesso noi facciamo crowdfunding, che fa più chic di colletta, cioè colletta, colletta è una roba, la chiesa parrocchiale, l'elemosina in quel sacchettino portamonete con quello che tiene il pugno chiuso perché gli sta mettendo tutti le monetine da un centesimo, da due centesimi e non vuole che vedano, e quell'altro che invece vuol mettere biglietto da 5 euro, da 10 euro, che è incazzato perché non si sente il rumore della cosa che scende, quindi la mano potrebbe essere vuota, invece quello da 5-10 euro mostra la banconota ai vicini del banco e poi la fa scendere in maniera che dice, vedete, non fa rumore, ma ho versato una cosa di carta. Bene, la colletta, questa settimana la colletta bisogna farla per l'ingegner Carlo De Benedetti. Avete visto come si moltiplicano le interviste, i collegamenti dalla Magione Svizzera di Carlo De Benedetti senza che nessuna di queste trasmissioni metta in collegamento con St. Moritz, in collegamento con Selvaplana, in collegamento col quartiere Paradiso di Lugano, la collina d'oro dove abitano anche i genitori della Schlein? No, non mettono. Ma lui l'altro giorno, a un certo punto, la sua amica Lili Gruber, che gli dà dell'Evia, che se vanno in barca insieme d'estate, che cosa è scappato? E lei, ingegner De Benedetti, è uno favorevole alla patrimoniale. Cosa dice? Il governo dovrebbe istituire la patrimoniale, perché vogliono far sì che la Meloni prende delle decisioni di questo tipo per mettere delle bombe sotto il tavolo, no? Perché se la Meloni istituisce la patrimoniale viene fuori un casino gigantesco. Anche se, ricordatelo, per fare una vera politica di sinistra ci vuole un governo di destra. A parte questo, De Benedetti, di fronte alla domanda, sì, io voglio la patrimoniale, sono 20 anni che chiedo l'istituzione del Parlamento, della patrimoniale, e voi coglioni che avete votato PD, questo qui era la tessera numero uno del PD, bene, andiamo avanti, dice sì, e allora gli risponde un ospite in studio, non ricordo più chi, dice sì, ma tanto lei la patrimoniale non la paga in Italia, non la pagherebbe in Italia, giusto, perché ha la residenza svizzera, no, questi qui sono froci col culo degli altri, questi sono froci col culo degli altri, questo è l'esperto massimo della froceria col culo degli altri, ingegner De Benedetti, tessera numero uno del sistema più diffuso al mondo di fare i froci col culo degli altri, come ha detto il grande filosofo Ricucci, no? Ecco, allora c'è un attimo di gelo, la Gruber vorrebbe togliere la parola a questo giornalista che ha detto sì, ma ingegner De Benedetti, lei la patrimoniale tanto non la pagherebbe in Italia, lui dice no, ma io la patrimoniale la pago in Svizzera, tutti fermi lì col televisore, cosa... E sapete cosa ha detto? Sì, io la patrimoniale la pago in Svizzera, ed è un salasso. Sapete quant'è la patrimoniale in Svizzera? Lo 0,9% dei propri redditi. L'ingegner De Benedetti è salassato perché in Svizzera gli fanno pagare lo 0,9% dei suoi redditi sotto forma di patrimoniale. Questa è una tragedia. Ma qui sì, bisogna aiutarlo. Povera creatura. Dobbiamo aiutarlo, dobbiamo devolvere. Per esempio, tu, Gigi, perché non devolvi gli incassi del tuo libro a De Benedetti? A De Benedetti ci sto pensando. Ma questa è una vera tragedia nazionale. Altro che Ilaria e Totti che si separano, le borse di Cartier, i Rolex. La vera tragedia è che l'ingegner De Benedetti paga la patrimoniale 0,9 in Svizzera e vuole che noi paghiamo la patrimoniale del 25% in Italia. Bravo, ingegner De Benedetti, bravo! Votatelo voi del PD, prendete l'esempio da questi vostri fan, da questi vostri padri nobili, siete passati da Togliatti e Berlinguer alla Schlein e all'ingegner De Benedetti, complimenti, ma chiamatelo una volta a friggere le frittelle e le piadine alla festa dell'unità o il gnocco fritto, io voglio vedere l'ingegner De Benedetti che metterà i guanti di Peccari o di pelle umana per poter friggere le frittelle. Lo vorrei vedere simbolicamente, vorrei vedere anche la Schlein con le due manine che frigge la frittella o il gnocco fritto alla festa dell'unità, che mi domando sempre, ma che festa è che l'unità ha chiuso da 5 anni? Punto interrogativo. Dove vanno gli incassi della festa dell'unità che il giornale non esiste più? Punto interrogativo. Chiudiamo la parentesi, se qualcuno... Ma dice che adesso lo riaprono.
Dicono che adesso lo riapre, non ricordo adesso il nome. Sì, però. Loro lo riaprono, ma il bello è, vedete, che quando si viene battezzati con quell'acqua lì, te ne perdonano tutte. Guardate, quella che ha mandato a bagno l'unità, quella che ha mandato a bagno l'unità, che l'ha fatta chiudere sotto il periodo di segreteria di Renzi, che cosa fa? Adesso poi diciamo il nome, perché in Italia la memoria è un option. Questa signora Concita De Gregorio, appena mandato a bagno l'unità, è stata subito, ha perso il lavoro come tutti i giornalisti dell'unità, le centinaia di famiglie rimaste a spasso perché ha chiuso l'unità. No! Lei ha subito trovato posto dove? Nel giornale dove era prima, Repubblica, segno evidente che gli avevano fatto un contratto che le consentiva di andare a far chiudere l'unità e a rovinarla per poi tornare. E adesso, oltre a vederla in televisione, la trovate anche, è stata nominata direttore nel non so che giornale Hollywood, a Roma c'è un giornale Hollywood, non ho capito bene, ma comunque queste qua vedete che non cadono mai in piedi. Signor Gad Lerner, che rappresenta un caso di scuola, perché io vi invito ad andare a vedere una notizia che non viene mai data, che la trovate su internet. Allora, sapete che un giornalista, ahimè, tra i rischi del suo lavoro c'è anche la querela per diffamazione. Chiunque va dall'avvocato e fa una querela. Attenti, anche un spacciatore di droga, se avete scritto su un giornale che è stato arrestato per spaccio di droga, invece era stato solo fermato, anzitutto vi querela, vi denuncia. Fa parte dei rischi del mestiere, io dico sempre, come fare il poliziotto all'ufficio passaporti o è come fare il poliziotto su una volante a Napoli per fronteggiare i tifosi dell'Eintracht. Ecco, la differenza è notevole, no? Tra stare al calduccio nell'ufficio passaporti. E con lo stesso modo c'è il giornalista di prima linea, che quindi prende anche delle pallottole sotto forma di diffamazioni, di querele. Allora, Gattler ha un primato. Sapete da chi è stato querelato per diffamazione Gad Lerner? No. Non lo sapete, no, non ve lo ricordate? Da suo padre! Non ci credete, voi non ci credete. Allora, il padre di Gad Lerner ha querelato suo figlio per diffamazione. Diffamazione. Adesso sto cliccando perché voi non ci credete, non voglio neanche farvi fare fatica. Eccolo qua, Gad Lerner querelato da suo padre. Nel 2010 Gad Lerner è stato querelato per diffamazione dal padre Moshe, che si è sentito danneggiato per quanto il figlio aveva scritto su di lui nel libro Scintille. Lo sapevate voi che Gad Lerner è stato querelato da suo padre? Guarda che è un bel record questo, eh? È un bel record. Attenzione, Milano 12 febbraio 2010, la notizia è clamorosa. Moshe Lerner, che allora aveva 83 anni, ora credo sia morto, non lo so, padre di Gad, che allora aveva 54 anni, ha querelato per diffamazione il figlio autore del libro Scintille, edito da Feltrinelli. A quanto pare Moshe Lerner non ha trovato per niente spassoso il libro. L'ultimo romanzo, edito da Feltrinelli, scritto dall'editorialista di Repubblica, conduttore della Sette, è diventato un caso giudiziario poiché Moshe si è sentito gravemente diffamato presentando una denuncia contro il figlio alla Procura di Milano. Allora il figlio faceva il programma L'Infedele. Il pubblico ministero che si è occupato della vicenda è il PM Letizia Mannella. Moshe Lerner si considera largamente danneggiato dall'immagine che suo figlio dà di lui nel corso delle 220 pagine del romanzo, nel quale viene descritto, attenti quelli che oggi dicono che la Schlein c'ha il naso che richiama certe cose, c'ha dei tratti somatici che richiamano una certa etnia religiosa, state a sentire che cosa scriveva nel libro che abbiamo detto Gad Lerner di suo padre. È un uomo
dall'inconfondibile pastura beffarda e lo sguardo di sfida. Ora non ho capito se è un errore quello del computer, l'inconfondibile postura sarà, perché la pastura è quando mettono, sì, preparano il cibo per i cani. Geloso del figlio, dice Gadlena di suo padre, una persona che sfoggia credenziali altisonanti e dichiara di aver viaggiato in ogni dove, nel corso di una vita di successi che è l'esatto contrario di quella sfortunata che ha vissuto. Ricordando gli appuntamenti mancati della sua biografia, la sua diffidenza maniacale su cui costruiva una ragnatela immaginaria di complotti ai suoi danni. Così il figlio si dice di sentirsi atterrito per il dubbio di essere niente altro che il discendente di quel padre, il che avrebbe certo reso fallimentari i miei sforzi, dice Gadlerner, di integrazione nel mondo circostante, perché poverino già lui c'aveva il problema dell'integrazione, perché avete visto, ha sempre dovuto a che fare con lo spettro della disoccupazione a mezzogiorno lui ha avuto problemi di integrazione nel mondo circostante, perché in campo giornalistico ha sempre avuto problemi di disoccupazione, specie nella testata del mezzogiorno, cioè lui è destinandolo a ripetere il palese insuccesso che suo padre ha sempre avuto nella vita, il tutto arrivando solo a pagina 25, perché ce ne sono 222. Un racconto che, come lo stesso giornalista ha spiegato più volte presentando il suo lavoro, nasce da una lunga e difficile ricostruzione degli eventi che hanno deteriorato i rapporti nella mia famiglia e che ha, contribuito, mio malgrado, a peggiorare la situazione. Allora, Moshe Lerner, che amava definirsi il vero Lerner, è diventata asprissima perché non gliel'ha passata al figlio. E lo ha trasformato in un diffamatore. E nella sua querela, che vi invito ad andare a cercare su Google perché va letta, egli parla del figlio del famoso Gadlerner con toni ruvidi, quasi fosse un delinquente oltre che una progenie ingrata, tutto tra virgolette. Allora, signori, ve la ricordavate questa cosa? No. E che cosa è successo? Che fine ha fatto poi questa querela? Perché lì il bello, no? Perché se vengo querelato io, mi impiccano in piazza Loreto a testa in giù. A proposito di piazza Loreto a testa in giù, ricordatevi sempre che la storia ha cancellato un particolare non di poco conto. Piazzale Loreto a testa in giù non c'erano soltanto Mussolini e la Petacci, c'era anche uno dei fondatori del Partito Comunista Italiano, Bombacci, uno dei fondatori del Partito Comunista Italiano, passato al fascismo, era tra gli appesi in Piazzale Loreto, ma questa parte viene sempre... Ci sono degli omissis su questa parte, anche Mieli, lo storico di regime, chissà chi lo ha inventato come storico, ecco, capite? Allora andiamo su com'è finita, il PM cosa ha fatto? Il PM ha chiesto l'archiviazione, ha detto che Gadlerner ha espresso nel suo libro Contro il padre una libera esposizione di quanto è accaduto nella sfera familiare. Eccolo qua, archiviato, niente, il padre si è attaccato al tram, quindi non ha neanche avuto la soddisfazione di poter avere una provvisionale, dico 10.000, 20.000, 20.000, eccetera. E questo qui invece vi ricordiamo che solo dalla 7, per non fare un programma ai tempi di Tronchetti Provera, ha preso una liquidazione, allora erano lire, di 7 miliardi, ok? 7 miliardi di lire, sì. Questo che poi predicano, e il padre dice, quindi gli chiedo una indennizzo, una provvisionale, una indennità per l'offesa che è stata lesa alla mia onorabilità, al mio onore, al mio prestigio, per di più con l'aggravante
di un figlio che rende pubbliche queste cose, perché finché fai una discussione in famiglia è un conto, sarà ipocrita dire queste cose, ma è così. Ma nel momento in cui lo sputtani pubblicamente su un libro, dandogli del ferito, dandogli del frustrato, dicendo che è geloso del tuo successo, eccetera, le cose cambiano. Ma anche questo qui è uno di quelli che, come la Gruber, va in barca con l'ingegnere De Benedetti. E quindi io spero che questi qua, prima di farli salire in barca, l'ingegnere De Benedetti che cosa faccia? Gli faccia partecipare alla famosa colletta che noi abbiamo lanciato poco fa, cioè, attenzione, pagare il contributo, perché il povero ingegnere De Benedetti, il carburante per la sua barca, cavolo, rientra anche quello nella patrimoniale, quindi con lo 0,9% lui, l'ingegnere De Benedetti, deve sudare la sua signora, deve tirare la cinghia, fare dei sacrifici, rinunciare a delle Vuitton, a dei Dolce Gabbana, Cartier, Prada, rinunciare all'ultima borsetta di Gucci, di Balenciaga, eccetera. Quelli sono cazzi, quelli sono sacrifici, quelli sono rinunce, e quelle sono veramente cose gravi per questo 0,9%. Ma l'Italia è un paese veramente forte, l'Italia è un paese fortissimo. Io ho letto questa notizia che trovo incredibile e la sottopongo se anche voi la trovate incredibile. È una notizia che riguarda un buon gustaio, un 78enne calabrese o calabroleso, vedete voi, che ha tormentato per anni l'avvocato Giulia Bongiorno perché si era innamorato di lei. Continuava a tormentarla: ti amo, voglio vivere con te. L'uomo, evidentemente abituato all'anduia e ai sapori forti della cucina calabrese, ha perso la Trebisonda per l'avvocatessa Bongiorno. Sosteneva si fossero conosciuti in Sicilia ai tempi delle scuole elementari e ha inviato diverse lettere a casa della senatrice della Lega, la quale naturalmente ha denunciato, no, a Bongiorno. Ha denunciato e lui si è stato condannato, l'uomo di 78 anni, a un anno di reclusione. Perché parlo di calabresi, di un calabrese, parlo della Bongiorno che è siciliana? Perché ci siamo di nuovo, il ponte sullo stretto di Messina. Non è possibile. Anzi, la dizione esatta non è il ponte sullo stretto di Messina, è il ponte sullo stretto di Messina Denaro. Perché? Perché questo è il ponte sullo stretto di chi? Di chi? Chi è che farà il business del ponte sullo stretto? Una società che si chiama, è molto semplice, una società che si chiama Onorata. A Palermo c'è una società, l'Onorata Società. L'Onorata. È Onorata, no? Oggi ha portato il decreto legge urgente per realizzare il ponte sullo stretto di Messina. Voi andate a leggervi la storia degli ultimi anni della società Ponte sullo Stretto di Messina, che è in liquidazione, ma è stata prorogata. E chi è il commissario liquidatore della società Ponte sullo Stretto di Messina, che prenderà un super stipendio insieme alla gente che lo fa un cazzo da anni? Signor Vincenzo Fortunato, vedete il nome, i cognomi, quando si nasce uno che si chiama Vincenzo Fortunato. E chi è Vincenzo Fortunato? È il grande mentore del capo di gabinetto di Salvini, Alfredo Storto. Quindi ci abbiamo Fortunato, Storto, speriamo che il ponte sia fortunato e non storto. Vedete? E chi è stato a far conoscere Fortunato e Storto? Qui sembra un romanzo, no? Dice Fortunato, perché Fortunato e Storto sono stati fatti conoscere da qualcuno. Chi è stato? È stato il suocero di Salvini, Dennis Verdini, il papà della sua fidanzata. E Salvini è convinto che il progetto esecutivo sarà approvato
entro il 31 luglio 2024 e poi partiremo con i lavori. Allora subito correre a segnare sull'agenda vostra del prossimo anno, 31 luglio 2024, e anzi 1 agosto, inizio lavori ponte sullo stretto di Matteo Messina Denaro, perché si chiama Matteo Messina Denaro il ponte. Avete capito? Quindi il governo Monti, tra le uniche cose buone che aveva fatto, aveva cancellato la società Ponte sullo Stretto di Messina, mettendola in liquidazione e ordinandola di pagare i debiti che c'erano. Nel 2012 era il progetto a campata unica. Adesso, prima che si mettano d'accordo se fare la campata unica, se fare la campata centrale così le navi vanno direttamente a picchiarci dentro con la prua, per decidere se ci sarà una sola corsia sopra e non anche una corsia sotto per il traffico ferroviario, giusto? Perché la logica vorrebbe che, già che fai sto popò di affare, fai la corsia, la carreggiata per le auto, e o di fianco, ma diventerebbe molto largo, oppure al piano di sotto, come c'è in certi ponti americani, fai passare il treno. No, devono ancora decidere, magari dice, ma facciamolo sottomarino, va sul, come il tunnel della Manica. Ma se lo facciamo troppo alto, poi c'è il vento, lo strallo. Sì, e vi siete dimenticati anche che quella è una zona considerata sismica dagli idrogeologi, no? Altamente sismica. Altamente sismica. E io invito tutti coloro che per caso devono andare in macchina verso Reggio Calabria o verso Messina, di controllare una cosa, perché non è che tu fai il ponte sullo stretto di Messina e buonanotte ai suonatori, no? Le rampe di accesso al ponte sullo stretto di Messina, sia nel versante calabrese che nel versante siciliano, le rampe di accesso, sto parlando solo di rampe, perché poi ci vogliono gigantesche aree di servizio dove possono posteggiare i tir, dove possono magari essere caricati sui treni, dove possono esserci una serie di strutture che sono quelle che sono da una parte a Calais in Francia e dall'altra a Dover nell'Eurotunnel che collega i due punti del canale della Manica, no? Andate a vedere se vi è capitato di prendere l'Eurotunnel, guardate che tipo di opere ci sono scusate, prima dell'imbocco dell'Eurotunnel, perché è una cosa incredibile la quantità di spazio che ci vuole. Bene, tutti coloro scusatemi, prego, prego. Io quando mi incazzo Adesso poi ti do, allora, io mi hai dato l'assist poi anche per un'altra notizia che un poi, preparato. Sì, vai. In Italia c'è un nuovo preparato che è molto pare che faccia molto bene. Lo prescrivono i medici, parlando prima che sono capaci tutti di fare i frosci col culo degli altri, pare che ci sia un preparato formidabile che si chiama il metilbelinellano. È un principio attivo, il metilbelinellano. È un principio attivo che pare funzioni perfettamente di questi tempi, poi che è politically correct, metil belin nellano, voi è una cosa un po' genovese, c'è una parte genovese, una componente difficile da trovarsi, che si trova come le ultime piante di basilico sulle alture di Pravi, vicino a Genova. Comunque, se volete segnarvelo, metil belin nellano. È fatto questo sicuramente... È fatto sicuramente da una società, sì, infatti è una società, esatto, è una società che fa parte, italiano, mi sembra, del gruppo Cazzo Inculatorio, no? Se non sbaglio, fa parte di quel gruppo lì, sì, infatti. L'italiano tanto è abituato a prenderla in quel posto ed è sempre disponibile tacendo, perché non reagisce mai, allora le case farmaceutiche, cioè Big Pharma, non so se si tratta della famosa Pfizer o di altri, ha pensato di utilizzare questo nuovo vaccino sperimentale che attutisce il dolore e che quindi permette di evitare infiammazioni, ragadi, irritazioni, eczemi, eritemi, eccetera. Ve lo ripeto, metil belin nell'ano. Voi chiedete al vostro medico che vi farà la prescrizione
per la ASL. Ma torniamo a delle cose più serie, come l'articolo di Franco Becchis su Open Online, che ci parla appunto di ciò che sta portando Conte finalmente alla resa dei conti. Lo leggiamo questo articolo perché è molto interessante. Il messaggio WhatsApp porta la data del 5 marzo 2020 ed è inviato a Maria Gramegna, dirigente medico della sanità lombarda nell'area della prevenzione. Maria, scusa, ma questa pioggia non potrebbe rallentare l'epidemia? Quindi abbiamo un'introduzione di un nuovo elemento. Prima abbiamo detto che c'erano i gesti scaramantici da parte del capo di gabinetto di Speranza, che di fronte alle richieste di Sidieri, appena tornato da Wuhan e molto preoccupato, si è toccato i coglioni, ha toccato ferro, ha fatto le corna, eccetera. Quindi avevamo un piano preventivo fantastico, come si doveva chiamare quel piano che loro non hanno presentato, che era vecchio di 20 anni, il piano di emergenza, cos'era quel famoso documento, piano sanitario, cos'era quella cosa che doveva dare le linee guida, il piano pandemico. Piano pandemico. Oltre al famoso piano pandemico fatto con gli scongiuri, perché probabilmente loro, anziché distribuire delle mascherine, in un primo tempo hanno pensato di distribuire dei cornetti napoletani di corallo oppure di plastica, oppure a scelta il gobbo Totò che fa aglie, fragoaglie, oppure quegli armamentari tipici di Don Cicillo, un musicante che era un famoso iettatore napoletano che veniva usato per il Napoli. Quando doveva andare in trasferta il Napoli mandava Don Cicillo, un musicante, nella città dove si svolgeva la partita, e Don Cicillo con le sue arti magiche portava sfiga alla squadra di casa e il Napoli vinceva. Questi, oltre a non avere il piano pandemico e ad affidarsi probabilmente come prevenzione al cornetto anti-iella, ci hanno avuto un'altra intuizione. E ce l'abbiamo nelle WhatsApp, dove chiedono al dirigente medico della sanità lombarda: Maria, scusa, ma questa pioggia non potrebbe rallentare l'epidemia? Cioè, ci avevano come piano di prevenzione la pioggia, solo che non dipendeva da loro, non è che potevano far piovere. Quindi dice: speriamo che piova, perché qua se non piove, capite qui in che mani eravamo. Un po' come i Promessi Sposi, insomma, arriva la pioggia, esatto, e la peste se ne va. un po' come lo stregone, lo sciamano. Sì, no? sì, infatti. A scrivere questa famosa frase, Maria, scusa, ma questa pioggia non potrebbe rallentare l'epidemia? Attenti, è uno che dovrebbe intendersene di, non di pioggia, ma di cose scientifiche, perché è il signor Luigi Caiazzo, massimo dirigente della sanità lombarda, il quale, dopo che la risposta viene data dalla signora Maria Gramegna, dirigente medico anche lei della sanità lombarda, al suo superiore, Maria dice: tiene a casa la gente la pioggia, per questo è utile, nulla di più. Quindi dice: sì, ma se anche piove non è che la pioggia lava le strade, lava l'aria, purifica l'aria, no, l'unica cosa utile che fa la pioggia è che la gente esce di meno, e quindi è solo questo, nulla di più. E Luigi Caiazzo, massimo dirigente della sanità lombarda, si incazza perché dice: ma come mi rispondi così? Come? Ha risposto sinceramente. Quel messaggio è fotografato nelle oltre 2000 pagine di allegati dell'inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione del Covid e sulla mancata istituzione della zona rossa nella provincia. Non è naturalmente il messaggio più importante fra i tanti sorprendenti contenuti nel faldone, ma fa capire come proprio in quei giorni decisivi, i primi di marzo, chi aveva in mano la gestione dell'emergenza non avesse la benché minima capacità di comprendere la gravità della pandemia in corso e si affidasse probabilmente alle letture liceali, ecco che veniamo su di te Rudy, alle letture liceali dei Promessi Sposi, dove Alessandro Manzoni utilizza una pioggia catartica dare via la peste. Quindi si sono rivolti al professor dottor Alessandro Manzoni dell'Università di Monza. Ecco,
erano davvero pochi ad avere coscienza di quel che stava accadendo, e gli errori anche tragici che emergono dall'inchiesta sono davvero molti, forse non penalmente rilevanti, gli stessi PM propongono con cautela questo tema, forse inevitabili per scarsa esperienza. Ma comunque si tratta indubbiamente di errori. Dopo aver letto tutte le carte, il giornalista Franco Becchi dice: mi sento di dire che forse la responsabilità maggiore non emerge dalla classe politica che si è trovata all'improvviso a governare un'emergenza che non conoscevano. Forse chi fa riflessioni più di buon senso e cerca di promuovere soluzioni di cautela è proprio uno dei due principali imputati dell'inchiesta, l'allora ministro della Salute Roberto Speranza. Lui più di tutti spinge a chiudere prima di essere travolti completamente dalla tragedia. È lui a forzare la mano ai primi di marzo, sia al presidente del PSS, Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, che indirettamente allo stesso CTS, Comitato Tecnico Scientifico, per evitare il contagio nelle scuole, chiudendole in tutta Italia. Mentre i tecnici erano fortemente contrari. Sono decine di SS. SMS. E qui arriviamo a Conte. Giuseppe Conte compare meno in quelle carte e quasi mai direttamente. Viene descritto preoccupato fin dal caso di Codogno e preoccupato nei giorni decisivi di marzo anche delle ragioni degli imprenditori che frenano sulle chiusure, sulle zone rosse, perché non vuole mettere KO il sistema economico di quella parte del paese produttiva, altamente produttiva. Ma non ci sono messaggi o colloqui diretti. Non c'è dubbio che le decisioni siano state prese dal Premier e dal suo ministro della Salute. Scusa il microfono, Gigi, si sente male? Sì. No, il microfono ecco. Bene. I carteggi però dimostrano che nel momento più critico sia Conte che Speranza hanno forzato i tecnici a cambiare i loro pareri per adeguarli alle scelte prese dall'esecutivo. E così è accaduto, ad esempio, sulla scuola. Meno naturale però che chi aveva fatto le scelte vere, cioè Conte e Speranza, poi in pubblico non le abbia rivendicate, facendosi scudo delle decisioni dei tecnici e degli scienziati, che in qualche caso addirittura la pensavano all'opposto. E questi tecnici essenziali non si sono ribellati, anzi, il documento chiave puntato dai magistrati sulle responsabilità di Conte non è frutto di intercettazioni o sequestro di messaggi dei telefonini, e non è nemmeno un documento ufficiale. Si tratta infatti del verbale non previsto ufficialmente, perché non c'erano i verbali, come vi ho detto, li truccavano, della riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 2 marzo 2020 alla presenza dell'allora Presidente del Consiglio. A scrivere quegli appunti sulla riunione è stato l'allora coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo, che li ha consegnati alla magistratura di Bergamo il 18 giugno 2020. Quel giorno Miozzo scrive di aver citato davanti a Conte un esempio concreto, il caso di una casa di riposo di una RSA dove si era diffuso il contagio e il Premier aveva dato indicazione di cinturare la casa di riposo soltanto, cioè dice c'è il contagio ma cinturate, fate la zona rossa solo per quella casa. Sempre secondo gli appunti, Conte avrebbe poi evidenziato che zona rossa va usata con massima parsimonia, perché ha un costo sociale, politico, non solo economico, molto alto. Occorre indicare misure che siano anche sostenibili e fattibili sul piano operativo. Negli appunti di Miozzo si affronta anche la possibilità di istituire altre zone rosse in Lombardia e altrove, ma Conte risponde, virgolette, devo capire se questa misura può avere un effetto contenitivo reale, anche in chiave comparativa rispetto ad altre situazioni. Ovvero, comparativamente mi dovete far capire se fra qualche giorno ci dobbiamo poi aspettare di creare tutte zone rosse, quindi occorre valutare la sostenibilità nel tempo, nelle prossime 2 settimane. Quindi in sostanza il suo ragionamento è: non istituiamo la zona rossa perché altrimenti magari tra qualche giorno mi dite che bisogna ampliarla e quindi tanto vale, facciamola subito grande e intanto passano 2 settimane.
Quando il 12 giugno del 2020 Conte viene sentito come persona informata dai fatti dei magistrati di Bergamo, sostiene di aver sentito per la prima volta parlare di ipotesi di zone rosse in Bergamasco solo al termine del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020. I magistrati al momento della deposizione di Conte non sono in grado di obiettare nulla, ma quando 6 giorni dopo ricevono il verbale Miozzo sulla riunione del 2 marzo si sentono presi in giro, perché si arrabbiano, perché sono certi che le affermazioni di Conte non corrispondono al vero, quindi è ha mentito. Stessa cosa su un altro particolare della deposizione di Conte, che sposta sempre dopo il 5 marzo, quel Consiglio dei Ministri, la sua conoscenza della gravità dei fatti nella Bergamasca, mentre i magistrati sono in possesso di una mail che gli è stata inviata con molta chiarezza da Brusaferro e Giovanni Rezza il 4 marzo, il giorno prima, ad inguaiare Conte e pure la deposizione di Speranza, che senza saperlo smentisce la versione del Premier dicendogli di aver parlato della questione Alzano Nembro sia il 3 marzo durante i lavori del Comitato Tecnico Scientifico che il 4 marzo in un incontro faccia a faccia. Sono le bugie sul caso a spingere la Procura a chiedere di valutare l'incriminazione dell'ex Premier al Tribunale dei Ministri. Ce n'è un altro che racconta bugie e un po' smemorato, Speranza. Su Speranza l'atto di accusa dei giudici bergamaschi muove essenzialmente su bugie contenute nella sua deposizione in procura il 12 giugno 2020. Quando i magistrati che hanno in mano documenti e verbali gli fanno presente che già nella riunione del 26 febbraio del 2020 erano chiari i numeri fuori controllo di Alzano e Nembro, Speranza risponde categorico a verbale, virgolette, io di regola non assisto alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico e non ho partecipato quindi nemmeno a quella del 26 febbraio 2020. Nessuno del Comitato Tecnico Scientifico mi ha riferito quali fossero le ulteriori aree della Regione Lombardia cui si fa riferimento in quel verbale. I magistrati però lo sbugiardano immediatamente, hanno una copia ufficiale di quella riunione del 26 febbraio dove era stato verbalizzato che il Ministro della Salute era presente e pone la sua firma autografa in calce al verbale. Non solo, scrivono i magistrati, risulta che il Ministro Speranza abbia partecipato nel periodo tra il 21 febbraio e il 6 marzo 2020 a 6 riunioni del CTS, il 21, il 22, il 26, il 27 febbraio e il 2 e il 5 marzo. Certo, sia nel caso di Speranza che in quello di Conte, i fatti citati dai magistrati sembrerebbero preludere a un avviso di garanzia per falsa testimonianza e non per epidemia colposa, che invece l'ipotesi di reato loro addebitata. Anche questo lo mettiamo agli atti, giusto? Anche questo lo mettiamo agli atti. Guarda Gigi, volevo dirti una cosa così ti riposi anche, insomma, perché sì. Cioè, ecco, riguardo proprio a Speranza, io ho trovato anche quest'altra notizia che è abbastanza interessante, non so se tu ne eri a conoscenza, la dico a te e così insomma la faccio sapere anche a chi ci ascolta. Ti ricordi il famoso libro di Speranza, ritirato sì, dalla Feltrinelli? Sì. È uscito fuori. L'avevate comprato su internet in francese, cos'era? Mi ricordo che avevate trovato il libro con grandi difficoltà. Sì, qualcuno probabilmente ne è in possesso, diciamo, io personalmente no, adesso non so se magari c'è se Stefania, ok, adesso questo non lo ricordo. No, però, no, io alla fine non l'avevo comprato. Hai fatto male. L'ho trovato, sì, su Amazon francese, infatti sì, ti ricordavi bene questa cosa Gigi, però non l'ho mai comprato per una mia, diciamo, ritrosia nei suoi confronti. Ma no, perché devo non l'ho fargli, comprato, perché devo però guadagnare. In effetti andava. Hai fatto bene, perché devo far guadagnare, hai detto, i diritti d'autore a Speranza. Allora, adesso è successa una bella cosa riguardo a questo libro, che è abbastanza interessante. Io oggi ho visto un video di un giornalista italiano che sta a Mosca, adesso non ricordo il nome perché mi è ritornato in mente mentre tu parlavi della Feltrinelli. È successa questa cosa abbastanza particolare. Allora, questo libro non si trova più, o meglio, si trova solamente su eBay, che è un
un sito di aste private, quindi tra privati, è arrivato a delle cifre considerevoli, perché c'è gente che addirittura lo vende a 900 euro, insomma, la copia di questo libro. È successa questa cosa molto interessante, perché sembra che non si possano ritirare i libri per una legge che comunque c'è sul diritto d'autore. È una legge poi che fa capo poi tra l'altro al Ministero, diciamo, cioè di queste cose in realtà se ne deve occupare il Ministero della Cultura, quindi all'epoca era Franceschini. Allora, che cosa è successo? È successo questo, che la Feltrinelli ha detto che ha mandato completamente al macero tutte le copie, quindi non ne esistono più, a parte quelle che sono state stampate, e sembra che abbia violato una legge, perché per poter distruggere comunque fisicamente proprio tutte le copie di un libro c'è bisogno di un passaggio molto particolare che riguarda appunto il diritto d'autore, dove praticamente deve uscire fuori che il libro viene distrutto per motivi altamente gravi di tipo morale. E quindi comunque c'è bisogno di una commissione che poi decide di all'ok, diciamo, all'editore di bruciare le copie del libro. La Feltrinelli l'ha fatto in totale autonomia, e quindi adesso c'è un a parte che c'è il conflitto di interesse per il fatto che Franceschini non ne sapeva niente, o comunque doveva essere avvertito, e lui comunque avrebbe dovuto stoppare questa operazione perché non si poteva fare. C'è un conflitto di interessi perché lui comunque faceva parte della stessa coalizione, insomma, della quale faceva parte pure Speranza, e questa cosa è stata portata da questo giornalista che poi ha scritto il libro nero di Speranza, perché lui poi comunque ha questa copia e quindi divulga quello che c'era scritto dentro questo libro. Insomma, è uscito fuori, c'è anche questo caso che adesso probabilmente dovrebbe andare di fronte alla magistratura. Non so se tu ne sapevi nulla di questo. Questo è molto grave quello che hai raccontato, perché vedi che esiste un paese che è protetto, dato che fa parte del salotto buono e viola le leggi, e c'è gente, perché oggi il libro, una copia del libro di Speranza potrebbe costituire un documento molto interessante per i pubblici ministeri di Bergamo ai fini della incriminazione per epidemia colposa, perché gli potrebbero contestare delle cose. Esatto, ti do quest'altra notizia, infatti questo giornalista ha mandato ai giudici di Bergamo, alla procura di Bergamo, gli ha mandato tutto un resoconto, diciamo, di quello che c'era scritto su questo libro. E ha sollevato, anche questa questione, insomma, che dice che è una cosa gravissima, perché comunque sia un libro, c'è un diritto d'autore, c'è comunque una conservazione che può essere anche di tipo storico, a meno che, cioè, dice proprio, ci deve essere un motivo veramente molto grave per il quale, diciamo, si chiede il ritiro, diciamo, e magari si obbliga anche l'editore a disfarsi, ma non che l'editore di sua spontanea volontà decide di distruggere tutto. No, puoi ritirarlo un libro, si è verificato, per esempio, io nei miei libri su Agnelli ho raccontato la vicenda di quando Marella Agnelli scrisse il suo librino, sì, La signora Gocca, e l'editore si accorse che conteneva delle cose sballate, conti che non tornavano, lei che non scriveva delle cose che la danneggiavano molto, e allora mandò una lettera, di cui ho copia, a tutte le librerie dicendo di restituire le copie, perché sarebbe arrivata una nuova copia con le correzioni del caso, correzioni, e quel che erano poi il tacco al tesor del buso, cioè il rammendo peggiore del buco. Ma attenzione, lì le copie vennero ritirate, appunto, con un documento ufficiale e poi sostituite dalle nuove ristampe. È diverso. Non puoi tu assolutamente, così come vedi, è impossibile per esempio, quando leggi che qualcuno ha chiesto il ritiro di un libro, il sequestro di un libro, è una cosa impossibile a farsi, perché la magistratura, se anche accettasse la tesi di costui, non avrebbe la possibilità di mandare i carabinieri, la polizia in tutte le librerie d'Italia a sequestrare le copie di quel libro, perché sarebbe una cosa impossibile concretamente da realizzarsi.
mentre è possibile da realizzare, visto che questi signori chiedono le dimissioni di tutti, è possibile realizzare invece una cosa alla quale dicevamo prima parlando del filosofo Goldofredi. Sì. Perché? Perché non c'è solo Goldofredi, c'è Galli della Loggia, il professore che scrive sul Corriere della Sera, che ha scritto un articoletto sul Corriere in cui chiede alla Schlein di rinunciare alla cittadinanza americana e svizzera come beau geste istituzionale nei confronti del paese che le passa lo stipendio da parlamentare. Adesso la neo segretaria del PD e il suo entourage non è che hanno detto facciamolo perché è un bel gesto nei confronti di tutti gli italiani, eccetera, no? Diventerebbe. No, non si sono chiesti facciamolo, no, si sono chiesti come mai il Corriere della Sera si interessa a questa vicenda? Hai capito cosa fanno loro? Loro chiedono le dimissioni di Piantedosi, del ministro, della Meloni, di Salvini. Però se c'è una cosa che possono fare in due minuti, possono farla in due minuti, no? La signorina annuncia, o il signorino, non so come si bisogna dire, la signorina annuncia che ha rinunciato con una cosa molto semplice, perché ti presenti all'ufficio anagrafe del comune in cui hai la residenza e chiedi la cancellazione della tua... ricordate quando la mademoiselle Carla Bruni, moglie di Sarkozy, presidente francese, disse voglio rinunciare alla cittadinanza italiana? Uh-huh. Ricordate, ci ha messo due minuti. Ci ha messo due minuti a farlo, no? Invece qui la signorina Schlein non ci mette due minuti, non ci mette due minuti e non ce lo metterà. Scommettiamo che non rinuncerà alla cittadinanza americana e svizzera, due belle cittadinanze, e preferirà, in caso di introduzione della patrimoniale in Italia, pagare la patrimoniale dello 0,9 in Svizzera anziché quella del 25% in Italia, come auspica l'ingegner Carlo De Benedetti, grande padrino del PD. Ci scommettiamo. Anche perché sai, con 15.000 euro al mese, insomma, il patrimonio lo fai facile, per cui è meglio pagare in Svizzera, ecco. Sicuramente. Signore, noi vediamo delle cose. Noi ci meravigliavamo, vi ricordate che spesso ci domandavamo, ma l'ISIS, che fine ha fatto l'ISIS? Esiste ancora o no? È stata mezza smontata, o no? Chi lo sa? Ma la vicenda del Credit Suisse fa capire che non c'è bisogno dell'ISIS per inchiappettare tutti noi, perché quando leggiamo che la borsa di Milano oggi ha bruciato tot miliardi, ci sono dentro magari anche quei 100, 200 mila euro, 50 mila euro che noi inavvertitamente abbiamo messo nelle mani dei più grandi rapinatori della storia, cioè le banche, in particolare è quel settore che le banche hanno inventato, cioè la private bank, private bank all'interno della loro struttura. E quindi perché? Perché la crisi del sistema bancario americano, che poi si è propagato a tutti gli altri, con il crack di Silicon Valley Bank e First Republic, e di conseguenza poi si è allargata la Svizzera col Credit Suisse, dimostra due cose, che è tutto un bluff questo sistema, perché è basato su delle cifre fasulle che non corrispondono a delle quantità di denaro reale, ma a dei numerini su dei fogli. Ma nel caso del Credit Suisse, se ci fate caso, il ruolo importante nel far deflagrare la crisi lo ha avuto l'Arabia Saudita, che è il primo azionista dell'Istituto Elvetico con il 9,8%. È stato difatti il presidente della Saudi National Bank a stoppare sul nascere una ipotesi di ricapitalizzazione, dicendo noi tireremo più fuori una lira per costoro, un franco svizzero. La decisione di Riyadh è solo in parte legata alla cattiva gestione del Credit Suisse, ma si inserisce all'interno di una più grande partita geopolitica in cui i sauditi si stanno riposizionando all'interno dello scacchiere internazionale.
l'avvicinamento alla Cina, che ha permesso loro di riprendere i rapporti diplomatici con lo storico nemico iraniano, ha reso il regime di Bin Salman meno disposto a fare favori all'Occidente e soprattutto agli americani, accusati di essersi disinteressati al Medio Oriente, togliendo ai sauditi quel ruolo di importante interlocutore nella regione. Bin Salman ha voluto anche mandare un messaggio all'Occidente, dimostrando che il peso finanziario del suo paese è ancora in grado di condizionare il destino di banche e aziende. Mentre gli americani stanno a giocare col famoso metilbelinellano nei confronti anche nostri, oltre che dell'Europa, i sauditi non gliene frega niente delle bombe dell'ISIS, del terrorismo internazionale. E che cosa fanno? Loro fanno il bello e il cattivo tempo e ti mandano a carte 48 i risparmi di milioni e milioni di cittadini del mondo, anche quelli che non hanno il conto e non hanno mai avuto il Credit Suisse, anche quelli che non hanno mai avuto il conto alla Silicon Valley Bank, perché uno dice cazzo, c'ho un conto alla Silicon Valley Bank, figurati alla banca della Silicon Valley con tutti la new economy, tutti i vari tipi, Bezos, Zuckerberg, tutti quelli lì, siamo a posto, Elon Musk, siamo a posto. E pare che tra i due correnti ci siano due correntisti della famosa, a questo punto è famigerata, Silicon Valley Bank. Ci sono anche Harry e Meghan, che avevano investito lì i soldi ottenuti per il famoso libro che tutti voi avete comprato, così imparate, avete dato i soldi che sono finiti nella Silicon Valley Bank come diritti d'autore per il principino Harry e per la sua mogliettina, e che se li sono visti bruciare e sono andati all'aria. Cari signori, che poi io penso signori, questo è anche una conseguenza, diciamo, no, io almeno, insomma, anche da quello che sentivo un po' in giro, è un po' anche una conseguenza delle scelte anche che ha fatto l'Europa con le sanzioni con la Russia, perché di fatto comunque la Russia già da mesi ormai non sta più contrattando in dollari, sta cercando di ritornare a una valuta contro l'oro, e comunque dietro di lei ha paesi come l'Arabia Saudita stessa, perché proprio l'Arabia Saudita ha aperto con la Cina e ha aperto anche con la Russia dei discorsi, per cui c'è una fetta, diciamo, del pianeta che comunque si sta ribellando a questo strapotere, diciamo, del dollaro in qualche modo, per cui c'era anche un po' da aspettarsela una cosa del genere, con una mossa così forte come quella che comunque Putin ha messo in atto dopo che l'hanno riempito così di sanzioni, che poi, ecco, di fatto gli hanno fatto un favore. Sì, non ho mai avuto i conti così in ordine, così. Certo, questo costerà dei morti, la guerra in Ucraina, il popolo russo, certo. Però a quel punto lì la guerra si svolge su altri scacchieri. La guerra invece in Italia è più, anzi, c'è sulla guerra e soprattutto sul futuro dei nostri risparmi, c'è la protervia di Christine Lagarde, che ha annunciato un ulteriore rialzo dei tassi, e questa è la prova dell'influenza della Germania sull'ex cocca di Sarkozy. Quello che la signora non comprende è che c'è una bella differenza tra la spirale inflattiva americana, cioè l'eccesso di domanda, e quella che sta colpendo l'Europa, un'inflazione dovuta all'aumento del costo dell'energia. E due crisi diverse non possono avere la stessa soluzione, certo, giusto? Possono avere la stessa soluzione. Quindi quando Crosetto, per esempio, insieme a Panetta e a Visco, dice che c'è una bella differenza tra la spirale inflattiva americana e quella che sta attanagliando l'Europa, e che è criminale e controproducente e punitivo prendere decisioni come quella della Lagarde di rialzare, come ha fatto oggi, il rialzo dei tassi, allora hanno ragione, ma anche qui non c'è soluzione.
perché, come diciamo sempre, ci stanno portando via il nostro denaro e non stiamo reagendo. Ci hanno portato via la salute e non abbiamo reagito. Ci porteranno via la casa, perché con queste cose che dobbiamo avere la casa green, chissà che cosa succederà alle nostre abitazioni, al valore di esse. Ci porteranno via anche la libertà, e ce l'hanno già portata via con le prove generali del lockdown, ce la porteranno via anche in altre forme, ci hanno portato via la macchina e ce la porteranno via, perché non si è ancora capito se possiamo comprare una macchina a benzina o diesel, ma non certo elettrica. Che compra una macchina al 100% elettrica è un matto per il peso fisico che una batteria che deve alimentare una macchina elettrica ha, per la difficoltà di rifornirla con la carica elettrica, le colonnine, eccetera. Quindi ci stanno portando via tutto, e noi ai bambini danno da mangiare della merda negli asili nido, e noi stiamo lì a ridere. Ma guardate, ascoltatevi su internet, che è veramente bellissimo, il dibattito al congresso della CGIL in corso a Rimini. Ebbene, il congresso della CGIL, c'è stato un confronto, diciamo così, tra Calenda, Conte, Elly Schlein e Fratoianni, quello che ha inventato la moda dello stivale sporco di flanco. Allora, state a sentire, perché è veramente un grande, in questo caso Calenda, il quale con grande sincerità si è rivolto a Elly Schlein, Conte e Fratoianni, seduti al suo fianco, e hanno detto: mi chiedete se io posso governare insieme a chi si trova su questo palco accanto a me? E Calenda ha detto: no, io con questi non governerò mai, brusii e malumore della platea. Allora Calenda si è spazientito e ha detto: se volete vi racconto All You Need Is Love, fortissima questa espressione, se volete vi racconto All You Need Is Love, oppure se volete vi racconto come stanno realmente le cose. Volete che vi dica quello che io penso oppure no? Allora vi dico che io con questi non ci governo. E cari amici belli che mi fischiate, fate le manifestazioni per la libertà di stampa, e quindi adesso non fischiate e lasciatemi parlare. Calenda è andato giù duro con questi qua, che invece di fischiare al sindacato fischiano agli altri. Vedete, arriva Conte, che stuzzica di nuovo Calenda. A me non piace, anzi mi preoccupo quando Calenda prende qualche voto dalla destra, spiega il leader del Movimento 5 Stelle. Mi preoccupa di più quando lui vota con la destra e col suo amico Matteo Renzi, come ha fatto su alcune mozioni. Allora Calenda si è incazzato di brutto. Gli ha detto: con Renzi io ho votato con la destra. E quando? Conte balbetta: ci sono state diverse occasioni. Calenda lo travolge a velocità lampo: no, a me va bene tutto. Ma mi dite quando io avrei votato con la destra? Ho votato con la destra sulla guerra? Allora ho votato anche col PD, perché il PD è di destra, quindi si rivolge direttamente al pubblico. Chi di voi applaude? Mi dica di grazia quando io ho votato con la destra. Noi con la destra non abbiamo mai votato. Informatevi invece di fare i pecoroni, e giù altri fischi. Questo è il congresso della CGIL, dove viene caldamente consigliato nella mozione finale di fare un uso molto ampio di questo nuovo preparato, di cui vi ho detto il principio attivo, ve lo ripeto, così lo chiedete al medico di base, che forse ve lo prescriverà gratis, pagato e rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale. Voi chiedetegli come si chiama il nome commerciale, Methylbenzenellano. Ecco, va bene. Così arriva un altro po' di properi e di cose. Avete fatto bene a bloccare i commenti, perché voi solo sapete che commenti arrivano, e se li avete bloccati so che lo avete fatto per un riguardo nei miei confronti, perché dite:
Sì, perché i leoni da tastiera che si firmano il nickname Topolino, Paperino, Gattina, Casanina, ecco, se ne devono imparare l'educazione, firmarsi con nome e cognome e mettere anche data di nascita, indirizzo di casa e codice fiscale, perché così nella causa per diffamazione che presentiamo immediatamente, non come quella del papà di Gad Lerner contro suo figlio, possiamo avere elementi tali che l'esco post non fa fatica a identificarli. Io penso di avere finito. Sì, no, ma mi Gigi, è fatto venire in mente Napalm 51, quello di Crozza. Sì, quello di Crozza, esatto, quello lì. No, ma l'abbiamo fatto nei tuoi riguardi, nei riguardi dell'informazione e della decenza, insomma, perché della proprietà di linguaggio, anche perché sì, no, ma anche perché poi non conoscono anche l'uso del congiuntivo. Anche perché poi questa cosa di commentare a me ha sempre dato un po' l'impressione che un modo un po' per far uscire la rabbia della gente, no? E quindi no, ma poi alla fine no, non sono quasi mai, cioè è difficile che poi magari arriva un commento costruttivo, perché poi comunque se uno ti vuole mandare una notizia c'ha l'email e te la manda, come spesso ci capita, perché noi abbiamo, diciamo, degli ascoltatori che seguono e magari ci indirizzano e ci o ci mettono anche al corrente, diciamo, di notizie che magari noi non sappiamo, non abbiamo chiaramente potuto vedere. Quindi, cioè, alla fine togliere i commenti serve oltretutto perché la gente si riascolta la puntata una seconda volta, che non è mai male, e capisce anche bene e riflette su quello e non che reagisce, perché il fatto di reagire magari a una frase che magari può anche essere interpretata male o non serve assolutamente a niente, non è costruttivo, cioè non è oltretutto neanche l'intento di una trasmissione del genere quella di dover fomentare delle reazioni, ma di mettere al corrente le persone di quello che ci gira intorno, insomma, e di come funzionano le cose per quel poco che riusciamo a capirci noi. Sì, ma è una decisione saggia, io penso, perché bisogna cominciare a regolamentare questa cosa qua, cioè l'insulto gratuito di questi cialtroni va comunque vanificato. A proposito di cialtroni, continuo a segnalare che nella mia prima puntata di Agnelli Segreti, sono 11 puntate di 50 minuti su YouTube, sul canale televisivo di YouTube, continua a comparire la chiacciante scritta: attenzione, questa trasmissione potrebbe indurre al suicidio. Ecco, pensate un po' che tipo di censura, perché è sicuramente un cialtrone al quale io ho bloccato l'accesso al mio sito, che commentare, che sicuramente ha fatto questa operazione vigliacca, doppiamente vigliacca, perché oltre a mandare messaggi anonimi proprio con quei nickname da ridere, fanno anche queste azioni vigliacche con YouTube, che a sua volta sono un'altra banda di cialtroni, perché non è che informano chiedendo. Ora, ultimamente, da un'indagine che ho fatto fare, lo sapete, pare, per quale ragione abbiano fatto questo cartello, che è un cartello dannosissimo, poiché si propaga per tutte le puntate, si propaga sul mio nome, si propaga per tutte le cose che io faccio dal punto di vista dei social, e quindi può anche esserci un'ispirazione, diciamo, agnelliana, chiamiamola così, torinese. E quindi adesso, poi, a proposito di Torino, vi devo dire una cosa, e quindi questo è dannosissimo. Pare che la causa di questo sia il fatto che all'interno di questo mio intervento, erano interventi televisivi sulla rete Economy, sì, rete televisiva di Torino, di Economia, pare che fosse la ragione il fatto che io parlo della famosa autocensura italiana, in cui il libro e il film Il silenzio degli agnelli, titolo originale The Silence of the Lambs, un film che ha vinto un Oscar e che aveva come interpreti Anthony Hopkins e Jodie Foster,
In Italia, invece di chiamarsi come in tutto il mondo Il silenzio degli agnelli, The Silence of the Lambs, si chiamava e si chiama Il silenzio degli innocenti. Allora è stata insertata dalla documentazione il poster, il manifesto di quel film, e probabilmente, non so, nell'algoritmo di questi deficienti di YouTube è previsto che il film Il silenzio degli innocenti sia, non so, istigazione al suicidio, non ce ne sono Il silenzio degli innocenti, no, sono ma, delitti, ma di solito ci sono dei troll che fanno delle segnalazioni e poi in automatico parte l'algoritmo, capito? Perché poi non è che c'è una persona fisica che va lì a controllare il tuo video o se lo sente tutto quanto, per cui fanno una segnalazione. Loro non aspettano il secondo grado la sentenza definitiva. Per Torino, a proposito di Torino, se c'è qualcuno che abita a Torino, nella zona vicino a Torino, volevo ricordare che domani, venerdì 17 marzo, alle ore 18, io sarò al Circolo dei Lettori in via Bugino, il famoso Circolo dei Lettori, alle ore 18, per presentare il mio libro insieme con Luciano Moggi, che farà ascoltare delle registrazioni riguardanti la Juventus, insieme con Ettore Boffano, che è l'ex condirettore del Fatto Quotidiano, e insieme a Salvo Cozzolino, che è un finanziere che lavora a Lussemburgo ed è il fondatore del famoso sito juventinovero.com. Quindi se qualcuno vuole venire, può venire liberamente, ore 18, Circolo dei Lettori di via Bogino, e quindi ci vediamo lì. Vi presentate e vi saluto molto volentieri. Semmai vi consegno anche qualche confezione che porto sempre con me nella borsa di quel nuovo medicinale cui vi accennavo. Se invece c'è qualcuno che abita dalle parti di Follonica, sabato 18 marzo, quindi poi da Torino mi sposterò a Follonica, alle ore 16 nella biblioteca della Ghisa all'interno dell'ex Ilva di Follonica, anche lì ci sarà la presentazione del mio libro a cura della biblioteca della Ghisa di Follonica. Mi raccomando le scatolette di ricambio di fusibili dell'indigliometro distribuisci. Sì, e vedo anche se riesco a vendere qualche apparecchio, qualche indigliometro che va a ruba veramente. Sta andando forte, l'indignometro sta andando forte ma fortissimo. Quindi io sono soddisfatto perché abbiamo impostato un prodotto che è tipo il cacao meravigliavo, che quindi è difficile da trovare, ma la gente si rivolge a noi e quindi noi glielo mandiamo molto molto volentieri senza farglielo pagare a parte le spese di spedizione, ecco. Va bene? Bene Gigi, ciao. Grazie. Grazie Rudy, grazie Stefania, spero sia andato tutto bene stasera. Sì, bene. Grazie ancora. Ciao Gigi, grazie. Alla prossima. Grazie a voi, arrivederci. Ciao.